Ciao a tutte ragazze e ragazzi e benvenuti in un nuovo vlog. Mi avete detto che il mio ultimo vlog vi è piaciuto tanto che vi ho portato con me in cucina, quindi oggi faremo bene o male la stessa cosa. Io mi sto truccando per uscire e se non ci fate caso a diversi brufoli che mi sono spuntati. Giusto qualche giorno fa ho detto: la mia pelle sta così bene. Ah, fra l'altro ho anche la maglia bagnata. Cioè, io poi sto parlando e ho la maglia bagnata. Ma sapete perché? Ho la bottiglia qui, stavo bevendo e me la sono rovesciata addosso. Comunque fate finta di non vederlo. Perché io sono così, sono molto fantozziana anche questi capelli, poi spiego tutto. Comunque mi avete detto che l'ultimo vlog vi è piaciuto tanto. E anche le ricettine, insomma, homemade vi piacciono. Quindi oggi vi porterò, cioè stasera vi porterò con me in cucina perché ho intenzione di fare il mio famoso per me. Cioè, perché non è che io sappia fare tante cose, è famoso nel senso che ve lo faccio vedere spesso: pollo al forno con patate e cipolle. Che potete anche non mettere le cipolle perché mi avete detto: Marta, ma perché metti le cipolle in ogni ricetta? A me non piacciono, potete anche non metterle. Quindi ho deciso che oggi vi farò vedere come faccio il mio pollo. Ricetta super semplice, senza pretese. Quindi mi raccomando, non giudicate perché non sono brava. Però, dato che mi avete detto che vi piacciono le ricette, eccoci qui, ho i capelli così perché ci ho dormito, ho fatto la treccia come potete notare, ho dormito con i capelli così. Quando vado a scioglierli, così li ho belli mossi, senza utilizzare piastre, eccetera, perché ho i capelli molto lunghi, quindi voglio evitare di rovinarli troppo. Comunque, direi che è ora di andare a correggere un pochettino le occhiaie. Sto utilizzando questo che è il cancelletà di Maybelline nella tonalità Sand. Io spero come sempre di essere a fuoco, quindi vado ad applicarlo sulle occhiaie. Oggi, cioè, mi sono fatta male il dito, ok? Vado a mettere il correttore sui brufoli e sulle occhiaie e vado a stenderlo direttamente con le dita. Fra l'altro, cioè io con la maglia bagnata ne vogliamo parlare, non fa niente. Cioè. Vado col fondotinta di Fenty, ok, Profilter 185. Una passata veloce. Questo sistemato, vedete dietro, mi è arrivata finalmente, cioè adesso vi racconto. Se ci fate caso, dietro la mia libreria dove sopra ho messo borse ed alcune scarpe che però non metto mai, che sono state igienizzate, quindi state tranquilli perché non mettere mai le scarpe sulla libreria vicino alle borse. Vabbè, lasciamo stare, lo sapete che sono germofobica, quindi andate sul sicuro con me. Comunque vi dicevo che finalmente mi è arrivata la famosa libreria che aspettavo da Mondo Convenienza. Erano venuti a, se non erro, novembre o dicembre. E mi hanno consegnato insomma la cassettiera, però la libreria è arrivata rotta. Io ho ordinato questa libreria, è arrivata rotta e adesso sono venuti qualche giorno fa. Sto applicando la Lokit di Kat Von D qualche giorno fa a consegnarmi la libreria. Tutto ok, ragazzi, gentilissimi. Purtroppo non è colpa dei ragazzi se le cose arrivano rotte, quindi purtroppo è così. Ragazzi, anzi, sono stati molto carini. Mi hanno montato la libreria, mi hanno chiesto anche come volevo che fosse divisa, se volevo tutte le mensole alla stessa altezza, quindi separate dallo stesso numero di centimetri, e mi hanno montato tutto in brevissimo tempo. Quindi, ragazzi, sono stati gentilissimi, non è certo colpa loro se le cose arrivano rotte, se è un problema di magazzino. Comunque la libreria è molto carina, ho sistemato sopra le borse. Adesso vado con un pennello. Questo è il Soft Crease di Zoeva. La piega dell'occhio, io non trovo le mie cose, cioè non so mai dove l'ho messe. Dove l'ho messe? Dove? Cerco la ULA, ma la ULA non c'è. ULA non c'è, è andata via. ULA, com'è? Non sei più cosa mia. Comunque, qualche giorno fa sono stata a Canale 21 come ogni lunedì e volevo dirvi che vi ringrazio tantissimo per i commenti che mi avete lasciato riguardo al mio outfit. Cioè, qualche giorno fa, lunedì, vi faccio vedere. Avevo messo questo completo di ASOS, se no, non è sponsorizzato, non ho ricevuto nulla gratuitamente. Comunque, ecco qui, avevo messo questo completo. Insomma, mi avete fatto un sacco di complimenti. Io mi emoziono sempre quando mi dite che vi piace, insomma, un qualcosa. Sto mettendo la ULA nella piega e grazie mille. Se volete, vi faccio un video haul delle cose che ho preso ultimamente online, sia su ASOS, su Amazon, insomma, tutti gli acquisti che ho fatto o in negozio, perché ho preso anche un cappotto da Max Mara, un cappotto da Zalando. Se volete un video haul, fatemelo sapere giù nei commenti. Poi vado a prendere il mio
eyeliner, questo è Wonder Ink di, ma sono un po' troppo chiara in questo video, no? Wonder Ink, non sto neanche usando il micro, non sto neanche usando, non so parlare, questo è il Wonder Ink di Rimmel. Vado a fare una piccola lineetta da metà occhio verso l'esterno, comunque dicevo, non, che stavo dicendo, non sto neanche usando il microfono, quello che mi vedete sempre attaccato qui, perché dato che è un vlog ho messo il piccolo microfono Rode, quello che si attacca, si chiama Rode Video Micro, quindi se la qualità audio non è eccellente cercate di non farci caso, perché oggi ho detto vado di fretta, non ho caricato il microfono esterno che uso di solito, quindi perdonatemi, uso questo che comunque rende l'audio un po' più accettabile rispetto alla norma, però non è buono come l'altro microfono che uso, perché quello è più professionale, però è anche più scomodo, ogni volta te lo devi attaccare eccetera, quindi ho detto evitiamo di usarlo, quindi fatemi sapere se l'audio è accettabile, perché in questa casa c'è un eco tremendo nonostante sia super piena questa stanza, fra l'altro non è neanche enorme, avevo fatto il conto perché non sapevo quanto fosse grande, mi sembra che 15 metri quadri, 14 e mezzo, non mi ricordo, quindi non è grandissima, però intanto c'è un eco pazzesco, quindi non riesco a capire perché. Prendo la Naughty di Huda Beauty e vado a prendere Spicy, questo ombretto qui melanzana, con un pennello angolato lo vado a picchiettare con la maglia sporca sull'eyeliner. Fatemi sapere come state ragazzi, come sta procedendo questo 2021, come sta andando. Secondo me non è così tanto diverso dal 2020, cioè ok un po' sì, però insomma chi si aspettava la svolta, cioè oggettivamente non è che è così diverso, magari sì, ci sono attività aperte, si può andare a pranzo fuori e ci sono molte più cose che si possono fare, ovviamente con le dovute precauzioni, però sempre con queste mascherine, quindi sai, uno pensava allo scorso anno di questi tempi, si finirà da qui a un anno, sì certo, io penso che questa abbia molto molto influenzato il nostro stato mentale, il Covid ci ha proprio devastati a livello psicologico, io mi rendo conto, e proprio ci sono dei momenti di sconforto, almeno io a volte dico non ce la faccio più questa mascherina, non ce la faccio più a subire tutte queste restrizioni, a non sapere domani che zona saremo, se potrò andare a trovare i miei genitori, se qualcuno è il Covid, me lo mischia, io lo mischio ai miei, io lo mischio a nonna, cioè è una cosa terribile, veramente io penso che ne abbiamo tutti quanti le scatole piene, non vediamo l'ora che tutto questo possa passare e diventare soltanto un brutto ricordo. Penso che potremo raccontare questa cosa ai nostri figli un domani. È entrata una mosca, devo farla uscire perché ho appena lavato e pulito tutto, tranne la mia maglia, come potete notare che è sporca. Fra l'altro si è anche asciugata, quindi direi fantastico, però è entrata una mosca e mi fa schifo. Ovviamente vado a mettere il Lash Paradise, vi dico che le mosche mi danno idea di sporco, quindi vengono da fuori, ok, ma dato che ci ho messo una vita per pulire tutta casa, cioè vattene pure via magari, ok. Vado ad applicare il Lash Paradise. Stamattina ho pulito tutti e due i bagni, ho pulito le scale, ho pulito il pavimento, la lavanderia, il ripostiglio, ho pulito tutta casa praticamente, la cucina, poi ovviamente dopo la colazione di nuovo un disastro, però secondo me la casa è pulita solo se non la vivi, cioè se tu non vivi casa la pulisci, vai via e quando rientri la trovi pulita, ma se tu vivi in casa come nel mio caso, nel senso che passo praticamente tutto il giorno in casa, dovrei non vivere per averla pulita, perché io per esempio finisco di mangiare, pulisco, ma poi quando rimangio, per esempio per lo spuntino, è come se non avessi mai pulito, sono io che non sono organizzata, lo so, appena mi muovo faccio un casino. E poi mi dà fastidio perché quando vivo poi in un ambiente disordinato, nonostante io lo sia, mi sento così tanto nervosa che dico perché non riesco a tenere la casa in ordine? Perché poi mi ci vuole il doppio di tempo per sistemarla e come sempre metto il mascara con l'occhio chiuso. Se invece fossi più ordinata, magari prendo una cosa, la rimetto subito a posto. Mi sposto e tolgo la goccia d'acqua, invece faccio fare prima un casino, poi dico oh mio Dio, ci metto ore a riordinare. Ma quando vi faccio vedere casa mi dico che non si vede che sono disordinata, ma perché io mi impegno tanto, cioè sto sempre lì a risistemare, tipo oddio, arriva, mamma mia, guarda, sono
sono terribile, veramente. Allora, una, quando amo un prodotto si vede, scusate la sedia, per me sempre sono un rinoceronte quando mi muovo. Tutto addosso. Io perciò di solito non mi vedete mai vestita prima di uscire, nel senso no, che sono nuda, ma la vestaglia, il pigiama, perché adesso ho pantaloni neri che sono diventati marroni grazie alla Ula che mi è caduta addosso. Cioè, non lei che ha messo le gambe e mi è caduta addosso, ma sono io che me la sono rovesciata addosso, quindi io non sono in grado di fare le cose senza sporcarmi. Ma vado a prendere questo trio qui di Stay Naked Threesome Naked, che ho un viso super pallido, sembra che io non veda la luce del sole da 2000 anni, ma in realtà, a parte questo scorso weekend che a Napoli c'erano 24 gradi, infatti avevo postato una foto su Instagram e tu a dire ma com'è che sei vestita così perché c'erano 24 gradi, lo so che non è normale a febbraio, ma c'erano 24 gradi, ma quindi quel giorno ho preso tra virgolette un po' di luce, ma io non esco tipo mai, quando esco la protezione oppure esco per pochissimo tempo e non c'è il sole, quindi non mi abbronzo mai, ma non mi abbronzo neanche in estate, quindi il problema non sussiste, non c'è. Sulle labbra vado a mettere la matita di MAC, questa è Soar. Rossetto preferito del momento, MILF di Mulac. Questa è della collezione Womanly. E avete scritto che non è più disponibile, ma io lo metto, ma non ho controllato. Direi di andare a sciogliere i capelli e vedere con meraviglia che la treccia non ha sortito alcun effetto. Perché se la faccio quando i capelli sono appena stati lavati, quindi quando lavo i capelli e ci dormo su, ho un effetto ondulato, ma se poi il giorno dopo la rifaccio prima di andare a dormire ma i capelli non sono umidi, cioè anche se li inumidiscono non ho lo stesso effetto, non ve lo so spiegare. Comunque sì, un po' di capelli mossi li ho ancora, soltanto che sono tutti tipo ingestibili, ma che dite? Io andrei ad usare un po' di questo Batiste shampoo secco Dark Air. Fantastica. Lo lascio agire un po' e poi vado a pettinare. Cioè sembro una leonessa. Ok, andiamo a pettinare un po' i capelli. Non so quanto devo lasciarlo agire questo shampoo secco. Fra l'altro i capelli non erano sporchi, però a volte il volume mi sembra diminuito e quindi la mia faccia la dice lunga. Cioè bianchi, che dovrei rifarmi la tinta, ma io non ho assolutamente voglia. Vado a mettere un po' di questo che è il trattamento di bellezza di Puro Bio sulle lunghezze, giusto per togliere un po' di crespo, che fra l'altro a me c'è soprattutto quando i capelli sono appena lavati, sono super crespi, poi quando si sporcano un po' il crespo è un po' più, diciamo, disciplinato. E nonostante io appunto non abbia i capelli mossi o ricci, sono crespi. Cioè questa è la caratteristica dei miei capelli, sono crespi. E non è perché sono rovinati, sono sempre stati crespi, anche se sono super sani. Cioè non c'entra questa cosa, è una caratteristica del capello. Metto questo cappottino, questo è quello che ho preso da Max Mara, che mi è piaciuto tanto, è molto carino. Allora, eccolo qui. Spero che mi vediate. E poi come borsa metto questa che già avete visto su Instagram, che è la Reedition 2005. Ed è anche detto che è introvabile, in realtà io l'ho ordinata a Napoli, allo store Prada, e mi è arrivata dopo una settimana circa. Quindi sono andata in negozio, la volevo di questo colore e di questa tipologia, ecco, quindi in saffiano, me l'hanno ordinata e mi è arrivata dopo una settimana. Questa in realtà ha questo porta... questa è una sorta di porta cuffiette, insomma, porta AirPods, ma l'ho messo qui perché altrimenti è solo davanti, quindi a volte la metto solo con la catena questa borsa perché mi piace tanto anche solo con la catena.
però più di sera, di giorno. Invece mi piace, insomma, indossarla così come la vedete, quindi sono così, non c'entra molto la maglietta sotto viola, però insomma va bene così, tanto per andare al supermercato, che fra l'altro è anche troppo, che fra l'altro una mia amica mi ha detto se vogliamo andare a prendere un caffè insieme, dato che si può, che siamo in zona gialla, ne approfitto anche per andare a prendere un bel caffè e magari fare un piccolo giretto, adesso vediamo, poi non posso tornare troppo tardi perché ho un sacco di cose da fare qui a casa, ma insomma non so come l'ho messo sto cappotto perché non saprei. Però intanto io vado e ci vediamo appena torno. Sono appena tornata, sono stata anche a fare una sorta, diciamo, di aperitivo con una mia amica. Adesso già ho messo il mollettone, sono qui nella dispensa, dovevo appoggio. Ok, faccio vedere cosa ho preso al supermercato. Ho preso più che altro prodotti per la cura della casa. Ho preso questo smacchiatutto, che è uno smacchiatore per rossetto, sangue, frutta, vino, cioccolato, unto di collo e polsini. Questo me l'ha consigliato mia cugina Miriam, che saluto perché io ho detto a volte delle macchie che non riesco a togliere, e lei mi ha detto prendi questo e l'ho preso. Poi ho preso questo, che è quello spuma di champagne lavatrice bianco puro, quindi è concentrato, insomma, fino a 33 lavaggi, ci lavate i bianchi, quindi vi aiuta a mantenere il bianco dei vostri capi. Ho questo problema soprattutto con gli asciugamani, perché mi diventano tipo gialli dopo qualche lavaggio. Non so dove sbaglio, se avete dei consigli fatemelo sapere, perché non riesco a capire dove sbaglio, quindi spero di non risolvere, però di preservare quelli che ho comprato nuovi, non farli ingiallire in fretta e furia, perché onestamente io non so più come fare. Ho preso questo stire a mira, è un prodotto che aiuta a stirare perché io sono una frana e ogni volta devo fare tipo 100 prove, nel senso non 100 prove, a volte mi viene bene quando stiro, a volte mi viene male e stiro malissimo, quindi spero che lo stire a mira, che mi è stato sempre consigliato, questo da chi? Da mia cognata, mia suocera, non mi ricordo, e ho espresso le mie perplessità sulle mie capacità nello stiraggio e quindi mi hanno detto che lo stiri a mira, fatemi sapere se così ti aiuta a stirare o comunque ti facilita il tutto, quindi spero sia così. Poi ho preso questo, che è il Pril Cura Lavastoviglie Duo. Dice: queste potenti tab non solo puliscono in profondità e sono efficaci contro i residui di grasso, e quello è il problema, ma sono a fuga in tutto ciò, opacità, cattivi odori, sporco accumulato, ma forniscono una estrazione contro il calcare, quindi una volta al mese sono da utilizzare. Spero di trovarmi bene, in tutta onestà. Allora, caffè Borbone, ne bevo tantissimo di questo caffè, però dovrei evitare, nel senso che io posso bere massimo due caffè alla tenera età di 30 anni, perché se ne bevo più di due tremo, tipo tutto il giorno sono così con l'ansia, quindi non mi pare il caso. Poi ho preso questo Lisoform igienizzante universale, perché sono una malata di pulito, devo igienizzare tutto, quindi ho ripreso per l'ennesima volta, centesima volta questo. Ultima cosa che ho preso è la carta forno. Niente, si è fatto già abbastanza tardi e adesso vi faccio vedere come faccio il mio magnifico pollo con cipolle e patate, quindi vi faccio vedere questa mini ricetta, mi fate sapere se vi piace, come sempre senza pretese, non sono una cuoca, non sono brava, però avete detto che vi piace quando vi faccio vedere le mie ricette, quindi andiamo in cucina. Allora, stasera preparo coscette e alette di pollo al forno con patate e cipolle, che non possono mai mancare. Ovviamente se non volete mettere le cipolle non le mettete. Io prima di tutto vado a dare un po' di bollitura, io dico così, vado a bollire sia le coscette che le alette. Per due persone faccio 12 alette e 4 coscette, tutto insieme nel forno con patate e cipolle. Prima vado a dare appunto una bollitura, a bollire coscette e alette, perché mi piace fare prima questa cosa, non infornare direttamente, per rendere il pollo più morbido. Non serve farlo bollire per tantissimo tempo, bastano anche solo 5 minuti, quindi non è cotto ma semplicemente bollito, e in questo modo è molto più leggero e molto più morbido. Ok, sono passati circa 5 minuti, vado a prelevare le mie alette, coscette. Ok, non si vede nulla ma avete capito, e le metto tutte qui
questo punto prendo le patate e inizio a pelarle, anche se vi dirò che ho perso il pelapatate, anzi ne avevo due, io non so come facciano a scomparire le cose in questa casa. Io sono sempre convinta di avere le cose, le metto in lavastoviglie, le lavo a mano e poi non le trovo più, quindi o c'è qualcuno che le ruba oppure non so che fine facciano, quindi pelo le patate. Ok, ecco le nostre patate, le ho tagliate, perché dico le nostre, ecco le patate, le ho tagliate, così, questa è la dimensione che preferisco, potete tagliare più piccole, più grandi, poi sapete che se le tagliate più grandi ci vuole più tempo per farle cuocere, insomma dipende, regolatevi un po'. Ok, vado a prendere delle cipolle a questo punto, potete utilizzarle oppure no, dipende dai vostri gusti, noi le mettiamo in tutte le ricette praticamente, quasi non le mangiamo a colazione ma poco ci manca, e quindi vado a usare 3 cipolle dorate. Ovviamente potete usare cipolla rossa, cipolla dorata, cipolla bianca a seconda del vostro gusto, oppure non utilizzare per niente cipolle e basta, adesso vado a tagliarle. Ci siamo, abbiamo le nostre patate, cipolle e pollo. Una cosa che vado a fare, non so come farvela vedere con una sola mano, vado a fare dei taglietti sul mio pollo, sulle mie coscette, sulle mie alette, dei piccoli taglietti, non molto profondi, che mi aiuteranno quando andrò ad inserire, non riesco a farlo con una sola mano, quando andrò ad inserire il condimento penetrerà maggiormente all'interno delle coscette e delle alette e le renderà molto più gustose. Eccoci qui, a questo punto vado a condire tutto insieme ed utilizzo dell'olio, questa bottiglia Bertolli, ma come sapete ho dell'olio casereccio, diciamo così, fatto in casa, viene dalle terre del Beneventano dove abitavo prima, e metto degli aromi per arrosto. Questi li ho presi direttamente dal macellaio, potete prenderli ovunque, proprio al supermercato, cercate aromi per arrosto, cercate aromi per arrosto, e quindi vado con questi aromi che contengono ovviamente anche sale e spezie, li metto sul pollo, patate e cipolle, potete usare anche solo patate, ecco qui, e poi vado a mettere l'olio d'oliva e poi vado a girare con le mani. Non ho paura di mettere le mani in pasta. Uno, perché le mie mani sono pulite, e su questo potete metterci la mano sul fuoco, che io abbia le mani pulite, perché non ho neanche più la pelle, tanto che le lavo 1000 volte al giorno, e vado proprio a massaggiare il mio pollo. Potrà sembrare una cosa viscida, ma quando massaggio il pollo e faccio penetrare bene il condimento, credetemi che ne vale la pena e si sente la cosa. Quindi vado proprio a massaggiare, adesso con una sola mano non riesco, però vado a massaggiare il mio pollo con le mani, e credetemi che è una cosa che fa la differenza. Ecco qui il nostro pollo pronto per essere infornato. Vado a preriscaldare il forno a 220/30 e poi abbasso leggermente. Ok, ecco qui il nostro pollo con patate e cipolle, a me piace molto molto cotto, quasi con la crosticina un po' scura, potete farlo cuocere anche di meno, però così è buonissimo, croccante. Lo adoro. Poi le cipolle si sono tipo un po' brustolite, vedete, in alcuni punti a me piacciono troppo. Ecco qui il nostro pollo con patate e cipolle, è buonissimo, anche se non sembra, i miei piatti sono brutti ma buoni. Eccoci, io ho tutto il trucco sbavato perché abbiamo mangiato, ci siamo messi sul divano e io mi sono tipo addormentata, e adesso sono le 23:30, devo struccarmi e andare a dormire, e vi faccio vedere anzi cosa sto usando per la mia skincare routine. Quindi per la mia night routine, skincare routine, come posso dire, vabbè, per struccarmi la sera, sto usando questo Total Cleanser di Fenty Skin che sto adorando alla follia, che è lo struccante di Fenty Beauty che metto sulla pelle inumidita, lo massaggio e lo risciacqua. Dopo sto usando questa A Cutie di Lolla, che è la sua mousse per pelli secche, quella rosa, questa la adoro perché non va a
disidratare la pelle, ma mi aiuta insomma nel secondo step insomma della doppia detersione. Sui singoli brufoli sto applicando questo dry spot di Miamo, che è a base di acido salicilico, ma non soltanto, ha molti ingredienti che aiutano a disinfiammare i brufoli, a farli passare più velocemente. E poi una o due volte a settimana sto utilizzando questo, che è lo scrub enzimatico di Wishful Skin, questo qui. Mi fate sempre domande sul tonico, ma onestamente io il tonico non lo uso sempre, non trovo che sia così indispensabile. Adesso mi mangeranno, diranno no, il tonico lo devi usare per forza. Uso a volte l'acqua alle rose, ma non uso sempre il tonico, vi dico la sincera verità. Allora, per idratare la pelle sto usando questa crema di Mario Badescu, che è la Hyaluronic Dew Cream. Questa la adoro perché una pelle come la mia, tendenza acneica, tende a reagire negativamente alle creme troppo corpose, soprattutto quando ho periodi insomma brufolosi come questo, che con le mascherine e veramente io sto avendo brufoli che non avevo ormai da 5-6 anni, quindi mi servono creme leggere, e questa è fantastica di Mario Badescu. Prima di applicare questa applico questo siero di Puro Bio Go to Age, quindi applico questo siero Go to Age con questa crema di Mario Badescu qui. Sulle labbra metto questo balsamo labbra di Yves Rocher che si chiama Mele d'Inverno, oppure questo qui che è il Blistex Triple Butter, come si dice. E sul corpo e sulle mani applico questa crema, anche se è una crema corpo, l'applico anche sulle mani, è la Body Lovers al cocco di Makeup Delight in collaborazione con Cosmify. Ah, vi faccio vedere anche la crema occhi perché ce l'ho nello studio. Per il contorno occhi sto usando questa, che è la Confidence in Eye Cream di It Cosmetics. Mi sto trovando molto bene con questa crema qui per il contorno occhi. E quindi niente, io adesso vado a struccarmi, ad idratare la mia pelle e vado a dormire. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Fatemi sapere se ne volete altri di vlog, se vi piace questa tipologia di video, se avete suggerimenti per i prossimi. Vi mando un bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Lasciatemi un commento, un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non siete già. Notte!